noi abbiamo qui un nuovo eletto al Consiglio regionale, oltre che assessore al Comune di Niterino, uno degli artefici promotori dell'approvazione della delibera tanti anni fa per la ripubblicizzazione di Smart, di quest'anno, complimenti per la tua elezione al Consiglio regionale, preparati a diventare uno dei nostri bersagli preferiti. Per intanto qui mi dici un po' cosa ti proponi di fare e che cosa pensi di questa mattinata, che ti do 15 minuti. Buongiorno a tutte e a tutti, sono abituato, cioè nel senso essere bersaglio, interlocutore del comitato di Mariangela. Allora, tre punti molto veloci. Premessa, per me questa è una mattinata, come ovvio, lo esplicito, di lavoro, nel senso che non tanto le cose che dirò sono utili in un momento solo di confronto, ma spero, come quelle che ho sentito, che sia un elemento di lavoro per il proseguo di quello che stiamo tentando di fare. Prima cosa, l'elemento strutturale rispetto a Smart che io ho fatto in questi anni, perché come Mariangela vi ha raccontato, la città di Niterino da ormai diversi anni è stata tra le prime ad assumere in consiglio comunale una delibera di consiglio, quindi non una delibera della giunta poi ratificata, ma una delibera di consiglio passata sostanzialmente all'unanimità, nella quale si chiedeva la ripubblicizzazione di Smart. Da lì noi siamo partiti. Il tema però è il rapporto tra dentro e fuori Smart e il rapporto tra gli enti soci, nel senso che sicuramente non siamo nella situazione di Firenze e dintorni, ma l'elemento critico è che Smart, che come dire, ci fornisce tra virgolette un servizio anche con il controllo analogo eccetera eccetera eccetera, però l'ente socio che ha tanti elementi critici di gestione interni, quindi quando io adesso che sono ancora, perché non mi è ancora arrivata la nomina, ma da assessore della città di Niterino, come ci siamo sempre detti, c'è un tema di gestione interno, poi quando vai in Smart fai molta fatica, fai fatica a capire tutta una serie di cose e devi avere il tempo, se vuoi affrontare quei numeri che Mariangela presenta all'inizio della mattinata, devi avere gran tempo, cioè paradossalmente negli enti soci bisognerebbe nominare un delegato politico, un delegato tecnico che faccia solo questo, perché per affrontare quei temi lì, soprattutto la questione del controllo sulla trasparenza e del controllo sulle procedure delle assegnazioni, anche solo della gestione esterna della progettazione, che per la mia cultura politica non è un dramma di per sé, e l'abusarne che è un dramma, perché anche nel comune di Torino, ma come la città di Torino, come tanti altri comuni, fa affidamento ad esterni, anche in progettazione definitiva. Ma non è un dramma quello, è un dramma se ne abusi, è un dramma se non valorizzi, è un dramma se non parti dall'elemento interno. Allora, il primo tema per me è questo tipo. Allora, in questo senso noi abbiamo fatto il possibile con i numeri che avevamo dentro l'Assemblea Sociale di Smart. Perché quando abbiamo cominciato a parlare del tema di pubblicizzazione, del tema controlli, eccetera, eravamo 4-5. E quindi immaginatevi, noi qui credo che quasi tutti ci si conosca rispetto a questa storia, ma lo dico per rendere pubblica e quindi operativo alcune cose. Oggi siamo passati a numeri un po' più alti, non enorme, ma qualche numero in più, no? Alcune decine che incominciano a dire nell'assemblea soci di Smart queste cose. E così vado subito al primo tema, visto che io non ci potrò più essere nell'assemblea Smart, perché dimettendomi da assessore io quel ruolo lì, perché è anche obbligatorio per legge, non posso più stare in assemblea Smart. Ma noi abbiamo ottenuto una cosa importante, cioè l'avvio finalmente di un benedetto studio nel capire se la ripubblicizzazione di Smart, quindi trasformare Smart, può essere un elemento utile oppure no.
perché fino a 3 anni fa, quando con un esempio qui ad esempio, no, e dicevamo questa cosa, la reazione era risate, non insulti perché ci mancherebbe, ma risate prese in giro dal fondo sala o dalle prime file di questa assemblea sfatta. Allora questo tema, e quindi operativamente questo tema di ripubblicizzare, noi abbiamo detto una cosa molto chiara: se da un punto di vista qualitativo, di efficacia eccetera, la ripubblicizzazione di Smart non va contro l'efficacia del lavoro, cosa che sull'efficacia stiamo vedendo che ci sono alcuni buchi, perché no? Cioè, nel senso che l'onere della prova di quelli che dicono che Smart va bene così, gliela vogliamo ribaltare. Cioè, voglio capire perché, se garantiamo la qualità, l'efficacia, addirittura magari la miglioriamo, perché non dobbiamo ripubblicizzare Smart in società con un sortile di diritto speciale di diritto pubblico? Perché no? Perché sono convinto che possa essere utile. Qualcuno dice di no, allora se dimostriamo con questo studio, fatto bene, che questa ha una strada percorribile, e allora vi dovete spiegare perché no. E questo è il primo tema. Secondo tema, lavorativamente parlando, la politica è importante, perché alcuni interventi, no, hanno evidentemente tirato contro, tra virgolette, contro alle decisioni politiche, però quello che diceva l'imprenditore, mica è governato dalla politica, ragazzi, è governato dalla parte tecnica, nel senso che i dipendenti e gli amministrativi, ma come nel comune di Riverino, quando si decide di gestire in parte alcuni appalti in un certo modo, nel rispetto delle norme, lo si decide certo dopo una linea generale data dalla politica, ma poi è l'operatività che ti mette in alcune condizioni piuttosto che. Allora, su questo, rispetto ai lavoratori e a come dovremmo fare un salto in più, proviamo a ridiscutere insieme su come attivare una migliore formazione, perché oggi ad esempio, essendo che Smart un SPA, ma ha, come dire, il capitale pubblico, cioè ha i soci pubblici sostanzialmente al 100%, oggi anche i comuni possono tornare ad assumere. Nella città di Michelino nei prossimi 2 anni assumeremo 25 persone nuove, cosa che erano anni che non assumevamo. Allora, questa cosa in termini di collaborazione e strategia, usiamola, visto che anche per le amministrazioni pubbliche noi possiamo di nuovo assumere, perché la norma ci dice che è possibile di nuovo assumere, a differenza di anni prima del blocco. Allora, su questo secondo tema, parliamoci più, come parliamoci di più con i piccoli comuni, perché io sono qui perché sono uno di quegli amministratori che però ha provato a fare un coordinamento interno a Smart, no? Tra quei piccoli, i comuni di Milano, di 50.000 abitanti, ha 2,8 di quote, quindi niente, e però sono tipo il quarto comune in termini di quote societarie, più o meno il terzo o quarto. Ci sono tantissimi comuni che hanno lo 0,00000, e quindi quando fai le votazioni per quote, per teste, noi un paio di volte abbiamo vinto delle battaglie perché abbiamo portato le teste a votare in un certo modo, no? Quindi vive Dio quella norma. Però in termini di strategia politica, insieme all'associazione dei piccoli comuni, proviamo a fare strategia anche a livello regionale, nel senso che evidentemente che la regione su Smart non ha una competenza diretta, ma, come dire, una competenza politica. Allora, già alcuni colleghi in regione abbiamo riuscito a fare qualche riunione, detto, vabbè, adesso Diego, che non sei più assessore di Michelino, sei consigliere regionale, mi dice non più le balle anche qui sull'acqua pubblica. Io ho detto non ti preoccupare, ci penso, poi vi faccio sapere. Su questa cosa quindi, sia con i lavoratori, sia con le associazioni di piccoli comuni e ovviamente col coordinamento ABC, io spero continui a trovarsi, ad organizzarsi continuativamente, proviamo a costruire delle strategie in questo senso. Poi, punto a capo, bisogna anche dirci, e chiudo con questo, che il tema sulla gestione tecnica, economica di Smart, proviamo a portarla insieme ad un livello mediatico più alto. No, no, lo so, non lo dico come ipotesi di lavoro, cioè proviamo a capire se
qualche elemento non consono, cioè qualche elemento cinematografico, letterario, nel senso che quelle battaglie lì, no? Bisogna provare ad aumentare i giri da un punto di vista mediatico, perché se noi non abbiamo quella forza da fuori, poi anche da dentro facciamo molta fatica a portare alcuni risultati. Allora, su questo, indipendentemente dal colore politico, proviamo a costruire una strategia un po' più efficace, no? E proviamo a intercettare dei nomi autorevoli su livelli nazionali o locali che ci permettono di emergere da un punto di vista mediatico, e proviamo ad avere una strategia con alcuni lavoratori interni per andare a puntellare dal di dentro alcune decisioni, perché o facciamo così o rischiamo di non farcela, perché poi i numeri dentro a Smart governano a favore di altri, sia in termini di testa che in termini di potere. E abbiamo ottenuto dei risultati, perché ad un certo punto anche alcuni, comodamente politicamente, era utile votare in un certo modo piuttosto che in un altro. Non perché si sono, come dire, no, risaliti tutto d'un colpo sui nostri temi. Noi abbiamo sfruttato l'occasione, l'abbiamo sfruttata, non è che... Però questo è un po' il modo, perché poi dobbiamo tenere fermo, evidentemente, a non arrivare ad una situazione come quella che ci raccontava il rappresentante toscano, che sarebbe evidentemente drammaticamente deleterio. Su questo, ovviamente, sulla regione Piemonte e dal mio ruolo, per quanto possibile, costruiremo delle sinergie per avere in regione Piemonte, anche a livello quel mediatico che ti dicevo prima e che vi dicevo prima, per avere un'occasione in più di discussione pubblica anche magari con il Consiglio regionale. Grazie. Ci contiamo, eh?